Enrico amava i libri. Ma non come tutti noi amiamo i libri, no, non esattamente. Enrico amava mangiare i libri. Successe tutto quasi per sbaglio, un pomeriggio, mentre era piuttosto distratto. Subito non si sentì molto sicuro ed assaggiò una sola parola, tanto per provare. Poi gustò un'intera frase e poi un'intera pagina. Sì, decisamente i libri gli piacquero. Più di una persona gli disse di smetterla di mangiare libri. Così Enrico smise di mangiare libri. Adesso Enrico legge continuamente, anche se ogni tanto... Se siete tra coloro che amano fare indigestione di libri letti, allora questo è il programma che fa per voi. Noi siamo quelli di Rete 8 Libri. I contributi che vi proponiamo sono realizzati all'interno del centro d'Abruzzo, nella libreria Coop, dove incontriamo settimana dopo settimana gli autori che vengono a presentare le loro opere. Ma perché abbiamo cominciato parlando di Enrico, il piccolo divoratore di libri? Perché come lui ci sono tante persone che divorano e non si limitano ai libri, no no, addenterebbero qualsiasi cosa. Ma perché mangiamo? Come distinguiamo l'appetito buono dalla fame cattiva? Beh, a spiegarcelo è proprio l'autrice del primo libro di puntata, Maria Grazia De Cesaris. Le feste di Natale sono appena terminate, no? E quindi tutti noi, chi più chi meno, insomma, abbiamo messo su qualche chiletto di troppo, qualcuno di più, qualcuno di meno, qualcuno già ce li aveva, quindi il problema è più antico e radicato, e qualcuno li vorrà togliere in vista dell'estate. Tante ragioni, tante motivazioni, anche compresa quella non ultima della salute, perché insomma essere in forma, avere un peso che non significa essere troppo magri o anoressici, essere in forma, nella giusta forma, e giusto peso appunto significa essere in salute in sostanza. Come si può raggiungere e agguantare questo mito del giusto peso, per esempio, addirittura, e qui vi svelerò davvero un segreto importante, senza fare la dieta? Si chiama giusto peso per sempre, non bella snella, perché appunto si vuole raggiungere un giusto peso che non è né una magrezza eccessiva né un sovrappeso, quello giusto, quello che va bene per te, ti fa sentire in forma, ti fa sentire una buona relazione con te stessa e con gli altri. Utilizza strumenti e tecniche della programmazione neurolinguistica, che studia appunto l'atteggiamento mentale che noi abbiamo verso la vita. In questo caso è applicato al dimagrimento. Quindi sono tutte strategie come le visualizzazioni, per esempio, che sono uno strumento molto molto potente per vedersi già peso forma, quindi già come vorremmo essere, cominciare a vederci in questa veste, sentire già un corpo in forma che ci dà piacere, ci fa star bene anche con gli altri. Non solo, ma si possono fare anche visualizzazioni di preparazione. Che vuol dire? Vuol dire che io intanto inizio ad allenarmi, mi alleno per esempio a mangiare più lentamente, quindi mi vedo che sto mangiando più lentamente, comincio a farlo, mangiare, posare forchetta e coltello è una delle 7 mosse che sono i pilastri, diciamo, del metodo di Deborah Conti, sono delle come posso dire, degli escamotage, delle strategie per gestire il momento del pasto, per imparare a riconoscere la fame vera, a distinguerla da quella emotiva, per imparare ad ascoltare lo stomaco in modo che sia lui ad indicarci cosa mangiare, quando mangiare e quanto mangiare di un determinato cibo. Non esistono cibi vietati, non è una dieta, non esistono cibi vietati, perché non è il cibo che fa ingrassare, è quanto di quel cibo ne mangio e quante volte lo mangio. E quindi è un insieme di strategie, non è necessario farle tutte, se ne possono fare alcune, per esempio ci sono delle tecniche per motivarsi al movimento, per apprezzare il movimento fisico, non per dimagrire o per modellare il corpo ai fini estetici, ma per imparare ad apprezzare il movimento, a godere dei benefici anche per l'umore, per lo stato d'animo e per una migliore comprensione di sé e degli altri. Che diavolo fai? Sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti.
Lei ha citato anche la riconoscibilità della fame, no? Del tipo di fame, dalla fame quella che anche viene chiamata nervosa, esatto, alla fame giustificata da un sano appetito. Sì. Posto che lei si riesca a riconoscere queste due, che si riesca a riconoscere questi due tipi di fame, uno può anche dire vabbè, ora mangio per nervosismo, ora mangio per fame, ma alla fine mangio lo stesso. Allora, una volta che si impara a riconoscere intanto la fame reale da quella emotiva, si impara a scindere queste due cose. Nel senso che se io sto mangiando per fame e per nutrimento, quindi perché ho realmente fame, quindi è giusto che mangi, e per nutrimento perché voglio nutrire le mie cellule, il mio corpo, se scindo dalla fame emotiva posso gestire quella emotiva. Spesso le persone, capita come capitava anche a me, io con questo metodo ho perso 22 kg e non li ho ripresi, è stata l'unica volta nella mia vita che ho fatto tante diete, le solite, quelle col dietologo, quelle fai da te, le ho studiate, insomma sperimentate un po' tutte. In quanto tempo? Io ho messo 5 mesi e qualcosa, mi sono impegnata molto, però devo dire la verità, ascoltavo il CD che è allegato al libro, che è una visualizzazione guidata. Poi ho imparato a farle da me, inizialmente seguivo la visualizzazione guidata, quindi la facevo 3 volte al giorno, tipo medicina, mattina, dopo pranzo e dopo cena, e ho usato le visualizzazioni, sono andata a camminare tutti i giorni per 30 minuti, usavo le 7 mosse sempre, perché è un metodo divertente, è un metodo che ti dà la libertà di gestirti. Di diete, di sistemi per dimagrire o per rimanere in forma, ce ne sono tantissimi, ma mi chiedo, forse alla base della riuscita poi di una qualsiasi di queste diete o di questi sistemi, questa compresa, il vero segreto può essere il crederci. Io lei la vedo molto motivata, è come una persona che ci ha creduto e quindi è già a metà dell'opera. Sì, esattamente, anche questo è un altro pilastro della programmazione neurolinguistica, cioè tutta una sezione del corso che si fa dal vivo che riguarda le convinzioni, quello che noi crediamo, perché quello che noi crediamo ci spinge ad agire. E un'altra convinzione molto forte è che le donne in menopausa prendono peso. È vero che ci sono dei cambiamenti ormonali, può capitare di prendere qualche chilo, ci sono tantissime donne in menopausa che sono perfettamente in forma, sono snelle in forma. Che cosa fanno? Che strategie utilizzano? Che cosa si dicono? Di che cosa sono fermamente convinte? Non sarà che non mangiano. Ma forse mangiano bene, forse si muovono, si vogliono bene, vogliono restare in forma, mangiano il giusto. E si godono il cibo, perché spesso le persone in sovrappeso mangiano tanto senza godere del cibo. Decisione numero 1. Oh, ovviamente perdere 10 kg. Numero 2. Mettere sempre a lavare le mutande della sera prima, ugualmente importante. Trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire, evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimenti. Ecco, come la metti, alla fine arriviamo sempre all'amore. Però l'amore non è che uno dei motivi ricorrenti della poetare. Si scrivono poesie anche, per esempio, per raccontare il mare. Elisa Dardivo, Riflessi in volo sul mare, oggi parliamo di poesia. E lei è di Padova. Sì. Però questa è un omaggio, elegia e un atto d'amore per il mare. Penso che sia uno degli elementi più affascinanti che ci offre madre natura. È un elemento che non ha di per sé una forma, eppure, come ci insegna anche qualche filosofia orientale, riesce a prendere la forma di qualsiasi cosa. Oltretutto che simbolicamente rappresenta la vita, rappresenta il mare, rappresenta la memoria del nostro pianeta, quindi tutta la storia della nostra vita, della nostra evoluzione. Il mare, con il suo profumo, con il suo moto perpetuo, ci racconta anche l'infinito, ci avvicina anche in qualche modo al cielo e a noi stessi. Sono anche degli elementi fortemente meditativi, insomma, nel mare. Assolutamente sì, io sono anche Master Reiki, quindi diciamo per me la meditazione è fondamentale per entrare in contatto con me stessa e con tutto ciò che è l'energia, tutto ciò che ci collega poi all'universo, perché molto spesso dimentichiamo che noi siamo energia e quindi siamo tutti collegati in qualche modo e siamo tutti lo stesso elemento. Leggendo nella biografia, nella quarta di copertina, si legge appunto che Elisa Dardivo vive in un piccolo paese della provincia di Padova, impiegata a Master Reiki, appunto, madre di 2 figlie, scrive da sempre, ma solo da qualche anno ha preso il coraggio di pubblicare i propri pensieri e le poesie. Come si prende questo coraggio? Sfidando se stessi, appunto perché la mia timidezza, che ancora in qualche modo emerge,
a un certo punto era diventata un po' una catena e quindi ho deciso di affrontare questo mio scoglio dicendo a me stessa no, adesso basta, io mi devo liberare in qualche modo di questa catena e devo mettere gli altri di fronte a ciò che scrivo senza più temere poi il giudizio, accettando quello che può essere il giudizio positivo o negativo, però lasciando che quello che ho dentro, questo grande universo che ho dentro, esca fuori. Grazie Elisa Tardivo. E noi facciamo anche ascoltare una delle sue poesie, letta non da lei perché si è rifiutata, diciamo la verità. Evoluzione. Che cos'è l'essenza se non impalpabile respiro? Come un bosco che di notte si anima e ti avvolge di lucciole danzanti, come un bacio disteso nel cuore, come amanti intrecciati, un infinito dondolare nelle rive dell'anima. Tutto è essenza e in essa soffia questo nostro vagare, perché siamo cerchi concentrici che riecheggiano nell'antro del perpetuo ramificare questo nostro passaggio evolutivo, profumato di terra e cielo, trattenuto nelle dita del sole. La Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, siamo così avanti che ormai non ci limitiamo a raccontare l'ultima uscita di questo o di quell'autore, ma addirittura abbiamo i ritorni, perché nella scorsa stagione, nello scorso ciclo anche di Rete 8 Libri, abbiamo già ospitato Francesca Bonafini, non da sola perché era autrice insieme ad una collega di un saggio, diciamo così, ma anche divertente, perché erano le frasi che gli uomini sposati dicono alle donne. Questa volta invece Francesca Bonafini si presenta da sola con il libro che si chiama La cattiva reputazione, che è una storia al femminile on the road di quattro ragazze un po' ribelli, perché come dire abbandonano quei famosi mariti sull'altare per imbarcarsi in un'avventura particolare. Intanto perché questo romanzo d'amore e d'anarchia? Beh, un romanzo d'amore e d'anarchia, e infatti il titolo riprende il titolo di una canzone di Georges Brassens, La mauvaise réputation, la cattiva reputazione, perché io dico sempre che l'amore anarchico non può essere imbrigliato né costretto, ma proprio in virtù della sua vocazione libertaria presuppone un'etica ferrea e un senso, un altissimo senso dell'alterità. Queste sono quattro ragazze, in particolar modo Nina, che è la voce narrante, e Paola, detta Pillo, che all'inizio del libro effettivamente abbandona, sta per sposarsi e abbandona il fidanzato sull'altare, insieme ad altre due ragazze iniziano questo viaggio, che è un viaggio sì sulla strada, all'inseguimento di un gruppo musicale, ma soprattutto che le porta a confrontarsi con dei temi quali il matrimonio, la famiglia, l'amore, appunto, e, nel tentativo di crescere, perché sono tutte ragazze giovanissime, hanno 20 anni, senza adattarsi passivamente ai percorsi precostituiti, cioè quelli che ci propongono come desiderabili e auspicabili, ma che non sempre, non necessariamente corrispondono al nostro desiderio più autentico, e con desiderio intendo dire vocazione, cioè attitudine, quello che vogliamo fare della nostra vita. Allora, talvolta essere coerenti con il proprio desiderio significa avere agli occhi dei ben pensanti una immeritata cattiva reputazione, e dico immeritata perché nel loro caso è un'immeritata cattiva reputazione. Perché si sorride, ma insomma si riflette anche sugli stereotipi al femminile. Sì, sì, c'è una leggerezza di fondo nella narrazione, anche perché la voce di Nina è una voce magmatica, mongibellante, nel senso di vulcanica, pirotecnica, e c'è un'allegrezza, un entusiasmo della sua età, ma allo stesso tempo i temi non sono affatto leggeri, i temi che lei affronta. Poi dico sempre che la vera protagonista di questo libro è proprio la lingua, ed è la voce di Nina, che mescola un
italiano, ipercontemporaneo, quindi anche molto colloquiale, molto legato all'italiano parlato tutti i giorni, quindi il lessico, ritmo e sintassi dell'oralità, quindi a volte anche sgangherato o triviale, con la lingua letteraria, perché Nina è innamorata della letteratura e le accade ciò che accade a chiunque abbia un rapporto di amore autentico con i testi letterari e in questo caso con la tradizione letteraria italiana, quindi Dante, Ariosto, ovvero una mescolanza di questi due mondi linguistici, quello del quotidiano e quello invece delle parole anche talvolta desuete o degli stilemi, perché quando ami Dante, a un certo punto Dante ti compare nella tua giornata a rallegrare e senti il sapore delle parole, perché quando le parole della letteratura sono le parole combinate bene insieme, vanno a dare sapore anche alla vita, nella quotidianità. Quindi ragazze, ce ne sono quattro, la domanda è d'obbligo, tu in quale ti identifichi maggiormente oppure se vogliamo quale ti è più simpatica semplicemente? Allora, a livello di simpatia direi che sia Nina e la Pillo, perché poi ci sono tantissimi dialoghi anche comici tra Nina e la Pillo, e peraltro il registro comico è un registro che mi piace frequentare anche con il libro scritto con Caterina Falconi, era tutto giocato sul divertissement, è un'opera buffa anche quella. In questo caso direi che forse il personaggio con cui io mi identifico di più è proprio Nina, per certi versi. Nina, io mi rivedo a 20 anni, in un certo senso c'è qualcosa, ho voluto mettere in Nina qualche cosa di me a quell'età. Un romanzo anche che secondo me ispira della musicalità, dei riferimenti anche musicali, non lo so, a dei mondi musicali, e sicuramente, come dicevi, un linguaggio molto colloquiale, molto così del quotidiano, quindi è come un scrivi come mangi, direi quasi, si dice a volte parla come mangi, ma in realtà però con una ricercatezza in questa leggerezza, una ricercatezza che lo rende invece molto complesso. Sì, perché è una lingua di invenzione, in realtà è una lingua che i linguisti chiamerebbero idiosincratica, cioè non è una lingua inventata, perché Nina fa appunto questa operazione di mescolare questi due mondi linguistici, quello della lingua parlata, e la dimensione orale mi interessa molto nella narrativa. Io cerco sempre il respiro dell'oralità e della voce quando scrivo, cioè di mantenere quella, però c'è questo elemento della letterarietà, è un libro pieno di riferimenti e la lingua di Nina finisce per essere una lingua che in fondo non esiste. È vero che magari coi rospi sei sicuro che il mangiare non ti manca, ma non tasti mai niente di diverso, che forse invece se lo assaggi poi scopri che il diverso ti piace di più e che ti avevano insegnato a mettere in bocca la ciccia di rospo come se fosse l'unica ciccia al mondo, invece così non è. Noi insomma ci teniamo molto a spingere le persone che ci guardano alla lettura, molte delle persone che ci guardano sono già lettori, ma devo dire che alcune scoprono il piacere della lettura anche attraverso la nostra piccola trasmissione e tante iniziative che si fanno qui alla libreria Coop. Ad una persona che non legge, come ti sentiresti di far capire che insomma manca qualcosa se non si legge, dovrebbe mancare qualcosa? Beh, perché fare la scoperta di quanto le parole sono meravigliose, il sapore delle parole e quanto ogni parola, ogni singola parola e poi la combinazione delle parole insieme aprano prospettive, aprano mondi, ci diano strumenti, anche un libro ci dà degli strumenti per vivere in maniera più consapevole. E non vedo l'ora di mettermi a leggerlo! Eccole qua, servite a puntino le due parole chiave del nostro prossimo incontro, consapevolezza e silenzio. Consapevole lo è diventato da giovanissimo Ismaele Lavardera, giornalista di Teleiato, poi inviato delle Iene, ma soprattutto uno che si batte contro il silenzio, perché il silenzio è dolo ed è proprio questo il titolo di un progetto di cui fa parte anche il libro che è venuto a presentare alla libreria Coop. Io mi appresto a dire
quelle che sembrano due parolacce, ma in realtà la parolaccia è una sola. Il mio nome è Zoccola, per la camorra sono un figlio di puttana. La parolaccia è la camorra, direi. Lo chiedo a Ismaele Lavardera, che è autore di questo libro che racconta la storia di Benedetto Zoccola, che è un oggi vice sindaco, ma che è soprattutto un uomo, un giovane uomo, che ha sfidato, si può dire, la camorra semplicemente facendo quello che potrebbe essere una cosa normale, cioè dire no. Sì, Benedetto Zoccola è un ragazzo di Mondragone, in provincia di Caserta, e ho conosciuto la sua storia quasi per caso, sorprendendomi, perché non immaginavo che esistessero storie di questo tipo, e soprattutto un ragazzo che si chiama Benedetto e di cognome Fazzoccola è un assist ben servito alla camorra, che diversi anni ovviamente ha usato questo cognome per scherzarci su. Ma in realtà poi noi abbiamo compreso che poteva essere la forza di questo libro, perché come dicevi bene tu, il cognome proprio sta, la parolaccia sta per la camorra, nel senso che Benedetto Zoccola, dopo le sue denunce, ha ricevuto qualcosa come 10 attentati intimidatori, uno dei più drammatici, ha comportato la perdita permanente della vista da un occhio, dall'udito da un orecchio, per cui una storia che andava raccontata, perché era nell'oblio, era nel silenzio, e quando qualcuno che denuncia rimane nell'oblio, nel silenzio, è facilmente raggiungibile da qualsivoglia minaccia da parte della camorra. Hai conosciuto questa storia, ma di storie del genere ne hai conosciute tante, sei anche molto giovane, però insomma nello staff delle Iene, nel programma di Nadia Toffa, di inchieste, di fatti da portare a conoscenza dell'opinione pubblica, ne hai visti e vissuti davvero molti, al punto che tutto questo è oggi l'argomento del giorno per quello che ti riguarda, è anche la tua candidatura a sindaco di Palermo. La confermi, e come hai scelto di fare questo passo, che in un primo momento ti aveva visto titubante? Beh, sicuramente la mia prima esperienza nasce in una televisione come Teleiato a Palermo, dove di antimafia, di racconti, di fatti scomodi, di inchieste se ne fanno tanti, per cui quando tu cresci in una televisione del genere la tua età anagrafica accelera velocemente, non corrisponde al numero di esperienze, per cui da quell'esperienza poi raggiungo il programma Open Space e da lì approdo alle Iene, per cui di storie ne ho raccontate un po', perché la mia passione è proprio raccontare storie vere. La mia candidatura a sindaco di Palermo è stata proprio voluta da un gruppo di giovani, da un gruppo di associazioni della città, che mi hanno chiesto di metterci la faccia e rappresentare un gruppo di ragazzi che oggi purtroppo non sono rappresentati dalle istituzioni, proprio perché si può pensare che l'età anagrafica sia un limite, sia un problema, che sia anzi chi faccia politica non debba assolutamente essere giovane. Quindi abbiamo voluto capovolgere questa dato di fatto, questa consuetudine, e ho pensato bene di metterci la faccia, di scendere in campo con tutte le difficoltà del caso, semplicemente per dare un segnale alla mia generazione che basta stare su Facebook a dire che le cose non vanno. Se vogliamo cambiare qualcosa, proviamo a metterci la faccia e scendere in campo. Tu incontri infatti molti giovani, perché vai spesso in giro anche per le scuole, per i licei, a raccontare insomma le storie che hai vissuto e lambito e che hai raccontato a tua volta come giornalista, anche con questo libro. Qui in Abruzzo sei arrivato anche per il forte impegno di Giovanni Barberi, che davvero ti ha voluto, che è un giovane, lui ha meno di 16 anni, che ha voluto che tu incontrassi lui e i suoi compagni di scuola e tanti altri. In realtà il rapporto con i giovani è stato dato dal fatto semplicemente di vedermi come uno di loro, per cui non è difficile per loro interagire con me. È la mia seconda volta in Abruzzo, sono stato già ospite a Penne qualche anno fa, e continuamente insieme con Marco Ligabue stiamo girando le scuole di tutta Italia, abbiamo incontrato qualcosa come 200.000 ragazzi nel giro di un anno, per cui questi ragazzi, tra quei Giovanni, ce li portiamo come se fossero parte di una famiglia gigante che gira per l'Italia, per cui il rapporto con i giovani nasce proprio da questa consapevolezza, e molto spesso non si guasta, nel senso che le scuole parlano tanto di legalità, e quello è vero, però quando poi ascoltano delle storie vere come quella di Benedetto, come in parte la mia storia, i ragazzi rimangono stupiti, perché si rendono conto che la parola legalità non è soltanto qualcosa che è fuori dalle logiche umane, perché non ha una realizzazione di significato, no? Poi quando vedono che la legalità si vive, si può vivere, non necessariamente se una denuncia viene fatta fuori, allora loro passano
messaggio che se l'hanno fatto, l'ho fatto io che ho 23 anni, l'ha fatto Benedetto che ce ne ha 30, allora magari potrebbero farlo anche loro, cioè quello di parlare, di non stare in silenzio. Che il silenzio è d'oro, da noi in Sicilia vuol dire che per molti anni era preferibile farsi affari propri, era preferibile stare in silenzio. Allora, incontrando Marco Ligabue in un concerto di Palermo, ci siamo guardati in faccia, lui nella vita fa il cantautore, io raccontavo delle storie attraverso i miei libri, allora abbiamo detto perché non unire musica e parole per arrivare soprattutto ai ragazzi e ai giovani. E allora abbiamo detto iniziamo questo progetto dal nome Il Silenzio e Dolo. Devo dire che ci sta dando molte molte soddisfazioni. Qui vicino Mondragone, nella zona di Gomorra, ci sono fuochi sottoterra, altri ad altezza gamba. Quale bufale son vere, sono un vero patrimonio, ma il futuro, caro amico, ha a che fare col demonio. Ho iniziato proprio con questa prima canzone, Il Silenzio e Dolo, dopo aver ascoltato la storia di Ismaele Lavardera, un ragazzo di 20 anni che si era messo in gioco e mi aveva stimolato la riflessione, una canzone. Io da cantautore, insomma, mi viene proprio facile e immediato scrivere una canzone, no, su qualcosa che mi colpisce o, insomma, o mi emoziona. E fatto questo bel percorso, insomma, insieme a Ismaele, dopo che ho scritto la canzone, lui un libro, siamo andati in giro, avevamo la voglia di raccontare una nuova storia e siamo venuti a conoscenza della storia di Benedetto. E una storia incredibile di un ragazzo di 30 anni che si è ribellato alla camorra, ne ha subito di tutti i colori, alcune fasi anche sono state molto drammatiche. Però di un ragazzo come tutti noi, no? Un ragazzo che sogna, insomma, in un mondo più giusto, sogna, insomma, di fare le cose che sogniamo un po' tutti. E da lì, insomma, mi è scattata una scintilla per scrivere un'altra canzone su Benedetto un attimo fa, che proprio parla del fatto di quanto sia stato importante per lui e quanto sia stato decisivo quella scelta fino all'attimo prima, no? Di scegliere da che parte stare, no? Se in qualche modo se andare dai carabinieri e fa la scelta di in qualche modo così di giustizia, no? Di stare dalla parte legale oppure farsi i fatti propri, insomma, una scelta di cui lui ha pagato tante conseguenze. Allora da lì, insomma, è stato proprio molto naturale scrivere questa canzone per cercare anche attraverso la musica di fare girare la sua storia. Tu hai un cognome noto ed importante, stai seguendo una strada diversa? Io seguo la mia strada, cioè a volte la strada non te la tracci prima, no? Cioè è un po' la vita che te la segna, no? Non c'è un navigatore per la vita, no? Che io sono sempre stato chitarrista autore, da 4 anni sono partito da cantautore, perché a 40 anni mi è venuta questa esigenza di cantare le mie canzoni, e sono partito da canzoni che parlano della vita di tutti i giorni, poi insomma sono sbattuto a delle storie, stando tanto in giro, facendo tanti concerti, essendo sempre a spasso per l'Italia, grazie alla musica ho conosciuto le storie, sono queste che mi hanno portato proprio anche ad andare a raccontare cose sociali, insomma, come la legalità. Questo forse del cantautorato sociale, come dici tu, è qualcosa che non è troppo presente, almeno in questo momento in Italia, trovi? Sì, no, adesso è una fase proprio, diciamo, musicalmente parlando, molto fatta di interpreti. E beh, ancora tanti appuntamenti davanti a noi, cominciamo subito con questi successivi, insomma, alla giornata di oggi, i prossimi 4, Erika. Sì, allora abbiamo il 3 febbraio un autore ortonese, Alessandro Attilio Ortolano, che ci viene a presentare un romanzo che si intitola Bellezza e crudeltà, la Gru Edizioni. È un romanzo ambientato nel futuro, nel 2112. Praticamente il protagonista è un intellettuale che si ritrova a vivere in una situazione in cui lo Stato praticamente censura qualsiasi tipo di arte e di pensiero. Il 4 febbraio invece abbiamo la presentazione di un libro un po' diverso, un libro su un personaggio dello sport, che Sandro Tovaglieri ha scritto questo libro insieme a una giornalista che è Susanna Marcellini, con Cobra, Ultra Edizioni, ci parla in questo libro della sua storia. Lui ha giocato anche nel Pescara nella stagione 83-84 ed è stato, insomma, un calciatore molto amato, ha segnato nella sua storia 143 gol, che non è, insomma, una cosa da tutti, tant'è che ha anche delle canzoni in rap che hanno, insomma, come ispirazione lui, delle pizze speciali e anche, insomma, altre situazioni, proprio perché è molto, molto amato. Quindi ci saranno anche delle sorprese durante la presentazione. La settimana successiva abbiamo il giovedì
Un libro che ha una tematica molto particolare, Due mamme e due papà. Lui è un Alessandro Taurino, è un psicologo che insegna all'Università di Bari. In questo testo ci parla appunto di questa tematica della genitorialità anche omosessuale, quindi per sfatare anche un po' i pregiudizi e i preconcetti che ci sono su questo tema che diventa sempre più di attualità. Il giorno successivo abbiamo un altro romanzo di un autore locale, che è Roberto Chirico, che ci presenta una raccolta di racconti di Tabula Fati che si intitola Diseredati, dove ci sono appunto 13 racconti che ci parlano di vari temi di attualità che vanno dalla pedofilia all'immigrazione. Grazie Erika e alla prossima.